Ciao, sono Virginia di pasticciotti.it e oggi faremo insieme delle mimose per la festa della donna. Seguici! Ti servono solo un cartoncino verde, pennarelli verdi e una confezione di didò giallo che puoi acquistare seguendo il link che trovi nella descrizione del video qui sotto. Sul cartoncino verde disegna un ramo di mimosa con tanti rametti più piccoli, ricoperti dalle caratteristiche foglioline strette e lunghe. A questo punto prendi il didò giallo, staccane alcuni pezzetti e modellali, dandogli la forma di piccole palline. Adagia le palline sul ramo che hai disegnato, quindi schiacciale leggermente, facendole aderire al cartoncino. Prosegui in questo modo finché tutto il tuo rametto sarà interamente ricoperto dai fiori gialli e tondeggianti tipici della mimosa. Realizza anche tu questo bellissimo lavoretto per la festa della donna. È molto semplice e adatto anche ai più piccoli. E quando il tuo rametto di mimosa sarà pronto, potrai regalarlo alle tue donne preferite. Al prossimo video! Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di fare mi piace cliccando sull'icona qui sotto. Per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla campanella di fianco.